Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video, sono Cristander. Scusate se è un po' che non carico video, appunto, esattamente come mio fratello, però ovviamente sono qui per spiegare che purtroppo semplicemente non carico più video perché non ho, posso dire, dei... Non ho fatto abbastanza cose su determinati giochi, quindi non posso portare un'esperienza di gioco, posso dire, completa, diciamo, per alcuni giochi, so che. E quindi fuori mi sto impegnando il più possibile a giocare a questi giochi per cercare di arrivare a un certo punto in cui posso far vedere dei buoni gameplay appunto di essi. Purtroppo per colpa del coso di un Play Store, di alcuni giochi che non possono essere scaricati. Una specie di Play Store, diciamo, che è danneggiato e non funziona. Non posso aggiornare alcuni giochi. E quindi purtroppo mi tocca perdere tempo fino a quando non tornerà a funzionare. Posso far vedere una breve situazione veloce di alcuni giochi, cioè, senza perdere troppo tempo, è una mini cosa, diciamo. Allora, intanto faccio vedere la mia situazione su Brawl Stars. Se no, evento, così qua. La situazione è questa: ho ottenuto per ora quasi tutti i brawler, tranne tre. Tutti maxati a livello 10 o 9. Vabbè, spiego che livello 9 praticamente non è nulla. Un brawler è questo a livello 10 semplicemente quando ottiene la sua abilità stellare, ma se ne ottiene una arriva direttamente a livello 10, tranne appunto Ringhio, che ho ottenuto adesso da poco, il nuovo brawler del pass precedente, uno di questi sempre, no, del pass precedente. Ho avuto un po' di fortuna e l'ho ottenuto, insomma. Il mio brawler preferito è quel Quick, non lo posso avere purtroppo, se non lo ottengo. Mentre è uno Spike, versione più potente e tutto, insomma, per quello che hanno. Versione esplosivo gommoso, è carino davvero. Leon non sono riuscito mai a tenerlo. E Umbra è impossibile ovviamente anche da tenere. La mia situazione è quella di Brawl Stars. Poi, su Smash Legends invece, la mia situazione è piuttosto minore di meno, diciamo. Cioè, non vente nulla con Brawl Stars, perché mi sono impegnato da tanto, anche se l'ho trashato, l'ho ripreso, ma ovviamente non lo trasherò mai più praticamente, se... Almeno per cercare di ottenere il mio brawler preferito, che da quando l'ho visto Squeak ho visto la mia vita praticamente. Su Smash Legends siamo qui, a parte il nostro bellissimo pass soldone che riusciremo mai a tenere, stiamo shoppando, cosa che appunto io non potrò mai fare neanche mai. Io ho ottenuto 7 leggende, me ne mancano 5. Questa però è la situazione attuale. Dato il punto che Don Quixote sta regalando recentemente appunto mentre chi ha 500 medaglie. Questa poi ho ottenuto Hook per miracolo. È stata una buona fortuna, di non ho letto nulla. Avanguardia. Forse non ho letto. Snow è qualche, infatti, tipo vedete, di campione non disponibile. E quindi non si potrà nemmeno sapere come ottenerlo per ora. Non so chi è lo scemo che credeva che fosse gratuito, però nulla era rivelato nel nuovo schema.
Però il mio brodo preferito probabilmente è Ravi. La mia leggenda. Però non stava facile ottenere. Lui si è arrivato alle casse platino. Quello qui, quindi in questo gioco rispetto al Brawl Stars, a man mano andato avanti in una lega, nella via delle medaglie, otterrete le nuove casse nuove per quella cosa sempre di più. Si può dire. E quindi le casse si evolvono da diamante. Poi maestro, come vedete, le casse sono sempre diamante, come nulla. E basta. Dopo rimangono solo casse diamante, boh. Questa fosse una mega cassa di Brawl Stars. Se siamo migliori o no, non ve lo so proprio dire, non ne ho nemmeno idea. O forse addirittura andando avanti di classe, anche se le casse sono esternamente identiche, magari hanno un drop migliore, non lo so. Boh, questa era la mia situazione su lui. Poi, su The Strongest non vi farò vedere nulla per ora, perché è un gioco lungo, difficile, complicato e dato che la soluzione globale in sé esiste dentro un'altra, sarà davvero difficile spiegarlo, è complicato. Awakening lo farò vedere quando avrò un po' più di tempo, chissà che ottenere qualcosa per quello che è. Cosmo Fantasy è un gioco alla fine anche abbastanza buono, che però non ho tempo perché devo fare altro, che man mano manderò avanti, che sono diventato pure già abbastanza fortino, diciamo. Quello che ho avuto, chissà che. Lo farò vedere appunto quando avrò tempo. Gaspis, purtroppo, è il gioco che non posso aggiornare. È uno dei due che non posso aggiornare per colpa di quel Play Store là, che non funziona. Sono uscito, cioè, ho provato anche a cercare di aggiornarlo manualmente, ma purtroppo non è servito a nulla. E quindi quello è il problema, e quello rimane. Bleach magari ve lo farò vedere più avanti. Per ora non sono, diciamo, abbastanza avanti per mostrarlo. Quello che è. Ora non vedete che ho fatto School Chibi perché 2015, perché non perché l'ho disinstallato perché volevo, ma perché ho provato a fare la stessa cosa stupida dell'aggiornamento manuale che non sono riuscito e scaricando un altro dal Play Store, cosa che non si può fare perché non collega i dati, ho cercato di cancellare quello e ho cancellato quell'altro. E dato che appunto è uno degli altri due giochi che non posso per ora aggiornarlo, cioè, l'ho eliminato per sbaglio, quindi ho eliminato anche l'altro. E quando tutto tornerà come prima lo riscaricherò e ci tornerò per quello che è. L'unica cosa che posso dire della mia situazione su lui è che ho tutto vari personaggi forti e buoni e quindi va bene così. Mi ha regalato pure un altro, quindi è un gioco buono che fa sempre, sempre la pena giocarci. 100 volte. Rotturo 2.0, faccio vedere velocemente un'altra cosa. Qui c'è il nuovo evento, come vedete, non di Halloween, perché non c'entra nulla, ma un evento Rocchettaro, non so più cosa dire, è una cosa un po' stupida. Scarabascio e Blue Fire, band, rock band, buttarla insieme. Questa, ragazzi, mi fa troppo ridere, non la posso vedere. Oddio, cosa stiamo facendo qua? Non ne ho la mia idea. E l'ho ottenuto per sbaglio io, praticamente, con questo evento, come nulla. Lo faccio vedere subito, eccolo qua. Un po' mi fa ridere. E ho sbloccato qualche nuova piccola roba in questo gioco. Non so, credo che sia forte, non me lo consigliano neanche qui sui commenti, quindi. Ho sbloccato il talento. Ok, talento. Ho sbloccato il personaggio da raggiungere leggendario. Ok. Quindi avevo sbloccato appunto quello che volevo farvi vedere finalizzato. Di qua stiamo mandando strani messaggi in codice disegnati.
disegnando. Boh. Non so, una mappa, non so. Se gioco continua sempre a rilasciare nuovi codici, quindi. Ho sempre fortuna. Sì, questo è l'evento rock. Strano e diverso e particolare. E chiudo lì. Ecco qua, la vuota distanza. Questo non è una modalità vera e propria. Ma per come si attende la tua pancia, per chi lo già lo conoscerà, è un laboratorio in cui, ottenendo vari dei pezzi, oggetti, chissà che, potrete potenziare a mano i livelli e tutto, insomma. Ecco qua, tutto qui, questa è la nostra modalità. Ovviamente qui abbiamo una nuova. Oddio, tutto di fermenti. Dove? Qui non sono riuscito a te, è tornato Festival della Neve per miracolo 49,60. Mentre questo puff, ha droppato come nulla al primo colpo, ovviamente, ma è stato uno shock, ovviamente. I primi tre tipo ho fatto subito. Ho ancora un suo frammento, non ci farò nulla. Insomma, così non sembra nulla che. Cercherò di ottenere Mastino Man. Insomma, abbiamo ovviamente un solito evento da 4 soldi che non deve stare qua per tempo, perché ovviamente lo faccio intravedere, poi non ho visto nemmeno io, non lo farò perché è impossibile, insomma. Qua questo è il palco finale. Oh mio Dio, ma mi chiedo com'è nata questa idea, questo evento, non so più cosa devo dire. E niente, quindi ovviamente avete capito che ho sbloccato tutto in questo gioco praticamente. I capitoli sono andato pochi, lo so, a vista non si vede in sé troppo, però sì, sono andato avanti, guardate qui. Sono al capitolo 10, capitolo 9 e 10 sono identici. Quanto pare da capitolo 11 già si inizia a cambiare, non vedo l'ora, però sarà un pochettino difficile. Faccio vedere velocemente come si cosano, come saltano le battaglie, non ve l'ho mai fatto vedere. Però ecco, attacco e assalto. Esatto. Questo sarà disponibile solo dopo un po' di livelli che farete. E poi arrivate al prossimo boss, che è lui, per esempio. Ora cercherò di sfidarlo, mettendo anche il personaggio in prestito, per farvi vedere se posso batterlo oppure no. Purtroppo questi boss non possono essere saltati, quindi perdete un pochettino di tempo. Il personaggio prestato per la dorata bianco sarà più forte, cercherò di sconfiggerli. Un momento, che è successo? Era solo Isamu. Ma a quanto pare l'ho battuto, non ho capito molto bene cosa è accaduto. Io queste sono delle battaglie non canoniche per questa mini saga in cui Saitama non si salena e cerca di entrare nella situazione, ok? Abbiamo fatto tutte le cose del giorno, le missioni giornaliere. Prendiamo questi oggetti. Venga, qui sta diventando un dio. E basta, questo era quello che era rimasto, insomma. No, lo userò soltanto quando sono uno solo. Ho un nuovo icone, lui, ma non lo metterò perché è cringe proprio, basta. Divertente. Ho sbloccato un'altra icona. Basta, pazzesco. Su Bleach ci sto bene, però sbloccavo vari personaggi e forse man mano ve lo farò vedere. Quindi sto cercando di ottenere man mano cose forti, chissà che mette fine perdendo un pochettino di tempo. La gente su God of War scorre lui, lo continua a fare sempre regolarmente, non andando avanti nella storia. Oddio, sì, giusto. Oggi non l'ho fatto perché il servizio continua a essere in manutenzione.
Non so cosa dirvi fuori. Servizio sa. Diciamo che farò vedere un video appena ho tempo, perché ora sono iniziati pure i nuovi episodi di Naruto, quindi è stato un pochettino difficile, diciamo, perderci un po' di tempo per vederli anche, quindi sono un po' più impegnato ogni mercoledì, per ora sarà così. E, che già appunto io normalmente seguo sottotitolato Boruto e One Piece, quindi ogni domenica per me è abbastanza stressante e difficile. Ma purtroppo Naruto non ho mai visto questi episodi, quindi intanto cerco di vederli in Italia. Non ho tempo di fare nulla, purtroppo. E non vi posso far vedere, insomma, aspettando vari personaggi viola su God of High School e questo è quello che è. Su Awakening anche sto benissimo, posso, che anche se lo sma... non mi ricordo quella parola. Insomma, ah sì, lo sminuiscono. Posso dire che Awakening è un buon gioco, fa fine, perché soprattutto c'è un buon evento in cui si possono ottenere personaggi SWS. Non ve lo farò vedere però, perché devo fare prima il video in sé su di lui, quello che è. Quindi questa è la mia situazione sui giochi, feba. Su questo posso dirvi. Questo forse lo farò vedere più avanti, ma in un modo totalmente diverso, che nessuno potrà mai pensa, perché io delle cose ho rispetto, fa rispetto agli altri in questo mondo. So questo posso dirvi. Io rispetto ce l'ho. Quindi questi due magari in futuro verranno portati quando saranno abbastanza avanti di pensare a quello che è. Da personaggi preferiti a mano di ogni gioco che ho qui. Brawl Stars e Squeak, Smash Legends e Ravi. One Punch, ce ne sono vari. Come Tornado, Model Suit, non so come aspetto fisico. Dopo non so cosa sappia fare Model Suit, non so nulla di lui. Mentre Tornado, tutti e due. Allora, Model Suit ovviamente è un... parlo io perché conosco molto One Punch. Model Suit, no, nemmeno io conosco esattamente cosa sa fare, ma tipo sa fare tipo dei... combatte tipo con dei raggi, con delle cose così, è tipo una specie di Genos, versione diversa, è molto figo, molto forte, che lo vedo anche dal gioco The Strongest, quello, la versione cinese. Ho visto quello che sa fare. Purtroppo posso dire che appunto nella versione normale che sembrerebbe globale The Strongest non è globale, è SEA. Cos'è SEA? South Eastern Asia. Asia settentrionale, Indonesia, Arabia, non questo qua. è Asia, Arabia, questi qua, quindi no, non è solo in questa lingua, è anche in inglese, però serve inglese all'interno dell'interno, e quindi ovviamente non vi potete aspettare troppo chissà che. La versione in sé non sembra molto buona rispetto alla versione cinese, perché io ho giocato la versione cinese, quindi posso dire che il gioco in sé era abbastanza diverso. Sì, all'inizio ho trovato degli SSR come nulla, però poi ho iniziato ad avere mano problemi, quindi non saprei cos'altro dire. Quello che... Insomma, invece i miei altri cattivi. Invece dei cattivi, ora non mi ricordo se erano altri buoni eroi preferiti, non me lo ricordo più perché la mia memoria fa abbastanza pena. Sono Gloribas, Vachimen e Gelugenshu, perché sono attratto da tutto ciò che è blu o verde soprattutto. A me mi sono attirato anche dal rosso e giallo, però devono essere seriamente buoni e brillanti. Diciamo che i miei colori preferiti sono il blu e il verde intanto. Poi il rosso lo lascio anche come altro preferito. Cioè, dipende come sono e come. Dipende dai personaggi. Non è che conosco troppa roba su One Punch, però quello è. Scusa, faccio vedere un po' questa roba. Sui sensei miei preferiti sono sicuro Ikki, che l'ho chiamato Phoenix perché guarda, da dimenticare quel doppiaggio direttamente e basta. È Questa cosa per sei. un doppiaggio così brutto che non voglio nemmeno parlarne. Quella di Toro invece ne ho tantissimi preferiti, ovviamente, come ben sapete, ma un preferito sicuro soprattutto è Saga, nel cuore, e Kanon, che è suo fratello gemello identico. Quindi su ogni 6 siamo così, e Bavar forse. Altri dei, ma probabilmente il mio dio preferito sarà Poseidon, forse, non lo so, non ne ho la mia idea.
Come divinità navigato Nettuno, cosa che a fine odio queste divinità italianizzate, non capisco perché sono tutte italianizzate. Non credo che calcolo tutto mai più in vita mia, quindi da quando ho visto lo Scanvas e i giochi di Sensei ho visto la luce, mi si è aperta proprio, mi si è vista una luce davanti, il mio cammino si è aperto davanti a me, e ho detto basta con le italianizzazioni rovinate. Di fare robe chissà che è, su questo posso dirvi. Scusate se il video sta durando un po' troppo, posso anche vedere God of High School. God of High School, i video sono Dewi, vari personaggi colorati che mi attirano, maschile e femminile, diciamo. Devono essere buoni e come attirano, soprattutto di quello che anche sanno fare. Questi sono i miei requisiti fondamentali del personaggio che mi attira, che diventa il mio preferito, insomma. Dei maschi e delle femmine, anche dei mostri, secondo di quello che è. I miei personaggi vedi sono dei deuteragonisti, perché hanno un carattere un po' più simile al mio, soprattutto come ero qualche anno fa. Quindi sono attratto da questi qua, Ikki, un po' Renji, Grimmjow, sono i miei preferiti su Bleach, probabilmente nient'altro. E basta, abbiamo parlato di tutto qua, ovviamente, fai mo. Però se posso dire che non metterò mai a trattare male un personaggio, fa meno che sia un danzo di Naruto, che poco rispetto ho per lui, forse, in vita mia. Qualsiasi cosa sia incompletamente e limitamente. Perché purtroppo, a parte quei problemi già che ho detto di coreani, che sono minimi rispetto al sollevante che non ha praticamente pietà per niente. Tutto quello che crea non gli dà giustizia in nulla, praticamente. Sia come farlo morire come nulla, insomma, sia come non rispettarlo totalmente non dandogli neanche un nome. Questo è solo l'esempio di quanto odio questo paese. Per me è un continuo sfruttamento di esso, ovviamente. Se questo posso dirvi. Io ho rispetto e pietà soltanto per quello che merita veramente. Quando una cosa merita, soprattutto se è giovane, sa che io non esisto, li tratto male. Non chiamandoli per nome o altro, non sarò mai così. Questa, vabbè, è una mia prefissa suprema e importante del canale, che devono sapere tutti. Sei chiaro? Mi spiace che il video sta durando 23 minuti, ma questo era, posso dirvi. Nient'altro. Non voglio sentire cose già, perché chiunque fa una cosa già verrà bandito dal mio canale. Senza nessun rispetto e pietà. Solo questo posso dirvi, sia la cosa più importante che vi dico. Chi non ha rispetto per qualcosa, anche per la minima cosa, non merita nulla per me. Detto questo, ho detto tutto quello che devo dire su questi giochi. Benvenuti i pochi in questo mondo che avranno seriamente la buona mente. Che anche io ho un padre tremendo che detesto, guarda, cioè non so più nemmeno se mi vuole veramente bene o no. Ma fidatevi che uno come me probabilmente non lo troverete quasi mai. Sono veramente una delle pochissime persone che vuole migliorare questo mondo in tutto quello che c'è. Dopo mi vedete magari annoiato come parlo, ma questo è soprattutto il video che mi fa parlare così. Il mio vero modo di parlare è esattamente come un vero protagonista. Tutto questo posso dirvi. Mai fidarvi dei video e delle voci che fanno sentire è tutto quello che è. Soltanto i veri fan che meritano di essere fan potranno rimanere in questo canale. Io sono un po' come Jack Nobile, Warf, che posso proprio solo che rispettare nella sua vita, di quello che è. Un mago veramente importante, che anche lui mi ha insegnato tante cose. Senza lui, guarda, non so cosa, manco cosa avrei imparato direttamente. Sono un po' attratto dalla magia, ma purtroppo non ho nemmeno il tempo per praticarla e cosarla. Insomma, è quello che è. Però questo rimane. Quindi, detto questo, i video continueranno a venire a mano che avrò tempo e basta.
man mano vi dirò tutti i miei personaggi preferiti delle serie mancanti che non ho detto, che non ho citato in quei giochi. Con Brawl Stars e Smash Legends per ora ho finito. Con One Punch Man proprio no. Con Saiya neanche. Che sono tanti i personaggi preferiti. Quindi io sono come Jack Nobile. Se mi ami, seguimi. Se meriti veramente di amarmi, altrimenti puoi sparire. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Qui è tutto da Cristante 1994. Ciao.